Questa lista, per quanto possa essere lunga, per quanto possa essere stanca, diventerà un foglio bianco, perché non ci vuole attraverso il sangue di Cristo Gesù. E quando il dono è venuto per dire guarda che tu hai sbagliato tanto, dobbiamo rispondere che per i figli di Dio non c'è alcuna condanna. Non c'è alcuna condanna. Noi siamo figli di Dio. Questo ci purifica da tutto quello che sono le nostre mancanze. Allora, una volta che è successo questo, io che cosa posso fare? Posso continuare a fare le stesse cose di prima? Posso continuare a vivere una vita così? Io posso solamente innamorarmi di lui. Quando ho visto questo, cioè, ho sentito qualcosa di fatto in profondità. Allora la mia vita, ho deciso di affidarla a lui. Ho deciso di metterla nelle sue mani. Se il diavolo vuole essere qui per dire sappi che tu hai sbagliato, io ti voglio dire una cosa, che non c'è lista lunga che Dio non possa perdonare. Non c'è lista lunga che Dio non possa perdonare. Il cuore per Dio. Riconoscere quello che Dio ha fatto nella nostra vita, affinché il nostro cuore possa essere un cuore che batta per Dio. E questo è solo tanto, non cuore. Il secondo punto è un cuore insegnabile. Se il mio cuore è per Dio, la mia attitudine sarà un'attitudine che mi rende insegnabile. Se non è insegnabile, che tu non puoi dire quello che devo fare, lo faccio. Se non è quello che devo fare, io lo faccio. Se la maestra ci dice di fare le cose, noi che facciamo?
se abbiamo quell'attitudine, lo facciamo. Se il padre ci dice di fare alcune cose, se noi abbiamo quell'attitudine, che facciamo? Non li facciamo, li facciamo. Che facciamo? Però c'è un sogno che dice insegnami a fare la tua volontà. Amen. Padre, insegnami a fare la tua volontà. Che bella attitudine, no? Insegnami. Insegnami. Guarda come sono che vengo in chiesa. Padre, insegnami. E tu sei bravo con questo. Un bambino, quando cresce, che fa? All'inizio è dipendente, ma man mano che cresce, cresce. Il bambino è molto più, meno dipendente da noi. E allora che continua a crescere più velocemente possibile, arriva un punto in cui si staccherà completamente. Ma non funziona al contrario, noi più cresciamo nella fede, più dobbiamo dipendere dal Padre. Noi dobbiamo dipendere dal Padre. Perché noi partiamo da una posizione in cui siamo dipendenti, siamo ribelli, incontriamo il Padre, riconosciamo il suo perdono, ci innamoriamo di Lui. E a quel punto il nostro cuore per Dio e la nostra attitudine deve cambiare. Deve essere un'attitudine che dice che io so, ma che io ho bisogno di te. E più cresco nella fede, più cresco spiritualmente, non ho bisogno di questa tua mano sulla mia vita. Io ho bisogno che tu sia lì a insegnarmi ogni cosa, perché io devo dipendere da te. Al contrario del bambino che invece comincia a staccarsi. È chiaro? Padre, insegnami a fare la tua volontà. Padre, insegnami a fare la cosa. Qual è la cosa più importante? Stavo leggendo un libro, si parlava di un corridoio, si parlava di una corsa di 5.000 metri e si parlava di due corridoi, un finlandese e uno statunitense. Mentre il finlandese vince la gara. Alla fine scoprono che 500 metri prima dell'arrivo il finlandese non ha spinto lo statunitense. Ma poi se non saranno accorti e loro la portano a casa una metà. Quindi noi misuriamo quello che siamo con quello che abbiamo. Ma una volta che Dio ci ha dato a tutti i costi e si è dimenticato della correttezza. Ha fatto le scarpe a un suo collega. Ma il padre ci vuole dire, lui ti vuole insegnare la cosa più importante. E sapete qual è la cosa più importante? Amare. Amare. Perché anche se avessi qualsiasi cosa, non sarei nulla. Amen. Padre, insegnami ad amare, insegnami a perdonare, insegnami a fare la tua volontà. Amen. Insegnami a vivere una vita degna del tuo nome. Ho bisogno di te. Ora per Dio, un'attitudine che ci porta ad essere insegnabili, insegnanti. E poi il terzo passo. La guida. Amen. Come pentecostali, noi dobbiamo per amare questo, dobbiamo desiderare questo, cercare la guida dello Spirito. Ma ricordate le ultime parole di Gesù? Quando Gesù stava per congiurare i discepoli, che erano tutti impauriti, avevano capito che Gesù da lì a poco sarebbe andato via, e cosa gli ha detto? Non vi preoccupate, siete formati, potete andare avanti così. Ha detto questo? Non ho detto così, ho detto, allora, io per 3 anni e mezzo sono stato con voi, ho insegnato tante belle cose, e non ce la potete fare da soli. Mi ha detto questo? Mi ha detto, voi siete forti, voi ce la potete fare perché se voi cominciate a fare leva sulla vostra forza interiore, sui vostri sforzi, voi ce la potete fare. Mi ha detto questo? Sicuro? Pregherò il Padre ed egli mi darà un altro consolatore. Mi ha detto così. Quindi non siamo soli. Abbiamo il consolatore. Abbiamo lo spirito di verità, lo chiamiamo.
comoda in ogni cosa. Non siamo soli. Non siamo lo spirito che ci viene, lo spirito che ci incoraggia, lo spirito che ci dà la forza di andare avanti, lo spirito che ci corregge, lo spirito che ci riempie di lui e che ci dà quella potenza di essere suoi testimoni davanti al mondo. Amen. Lo spirito di Dio che fa la differenza nella nostra vita. Amen. Una signora ferma al semaforo, c'è una macchina davanti e dietro, spesso si attaccano al pesciolino, c'è il Gesù, no? Tanto lo attacchiamo. E c'era questo adesivo. Salami Gesù, sono il falso. Questo ragazzo resta dietro e c'è Salami Gesù, sono il falso. Dolcemente fa. Dalla macchina, uno ma che ti ha detto di fare il pezzo? Tutto cambiato. Sei rimasto. E dentro la macchina c'era un cristiano. Perché chi avrebbe attaccato una destra di questo? No. Però questo per renderci conto che a volte noi ci nascondiamo dietro adesivi, dietro un qualcosa di tra virgolette che dà l'idea di quello che siamo. Cioè, se ami Gesù, sono il calcio. In parola, io sono il calcio e tu devi cambiare con la cultura. Invece scende dalla macchina questo, tutto agitato e dice, ma come ti sei permesso a fare il calcio? Non è che stava a fare l'osso? E quella ragazza è rimasta così. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nella nostra vita, non è una vita che permette allo Spirito Santo una vita spirituale, una vita cristiana, noi abbiamo bisogno di tutto per aiutarci in questo. Amen. Abbiamo bisogno di autocontrollo. Troppo spesso perdiamo il controllo delle nostre azioni. È difficilissimo controllare il nostro corpo, è difficilissimo controllare quello che abbiamo dentro. Quante volte abbiamo rovinato tutto? Perché siamo usciti con una frase che è fuori posto. Non è successo? Non è successo magari di esagerare in una situazione? Sì o no? Microfono? Sì? 5 volte, Marcello. Così tanto. Ah, di qua. Allora, ti prendo il foglio. Abbiamo bisogno dello Spirito di Dio. Perché quello che abbiamo dentro non possiamo. Abbiamo bisogno dello Spirito di Dio che ci muova in percorsi, in sentieri di pace, in sentieri diversi, in sentieri in cui ci si allontana da quello che è il mondo di pensare che c'è in giro. Se noi cominciamo a camminare per sentieri per due diverse. Infatti, quando lo scrittore della lettera di Prima Giovanni, no? L'apostolo dice: colui che in voi è più grande di colui che è nel mondo. Se contestualizziamo questo passaggio, lui sta parlando ai figli di Dio e li sta incoraggiando dicendogli che cosa? Che lo spirito che vive in loro era più forte dello spirito dell'anticristo, perché si stava parlando dei falsi dottori. E quindi noi abbiamo bisogno di questo nella nostra vita. Abbiamo bisogno che lo spirito di Dio ci riempa con la sua potenza per essere e fare. Quindi, ricapitolando, se vogliamo portare frutto nella nostra vita, vogliamo portare frutto? Sì o no? Non mi vedo molto. Vogliamo portare frutto? Sì. Se vogliamo portare frutto nella nostra vita, dobbiamo cercare di avere un cuore per Dio. Un cuore per Dio. Un cuore tuo, un cuore appartiene a te. Se ti dono il tuo cuore, io ho ricevuto il tuo perdono. E tu che non ha cambiato il mio cuore. Perché mi sento amato, mi sento per figlio che ritorna a casa, stanco, afflitto, curato, bastonato, perché stavo in un posto lontano. Ma adesso so che sono tra le tue braccia. Perché tu hai solamente amore per me. Allora il mio cuore cambia, il mio cuore
perché ci si accende, ma dobbiamo alimentare questo fuoco che brucia. Amen. Non fare per Dio un'attitudine che ci rende affidabili, che ci rende insegnanti, uomini, dipendenti da Dio. Tutto quello che facciamo, Padre, insegnami a fare la tua volontà. Amen. Padre, insegnami a fare la tua volontà. E poi il terzo punto, Padre, guidami. Perché se il mio cuore è per te, la mia attitudine cambia. Se la mia attitudine cambia, Padre, guida. Ma è conseguenziale. Si parte da un cuore per il Padre. Il cuore per il Padre ci apre verso di lui. E diciamo, io mi metto sotto la tua volontà. A quel punto, siccome l'uomo deve mutare, siccome l'uomo deve segnare, lo Spirito Santo può entrare. Perché la cosa di cui abbiamo bisogno è l'amore del Padre, della nostra vita. L'amore del Padre. Ho bisogno di te. Siamo partiti con due affermazioni, ce le ricordiamo? Le due affermazioni erano quelle prese da un libro che ho letto sulla Gabriella. Sto parlando di un saggio di un uomo che aveva vissuto bene la sua vita, non aveva fatto niente di male, anzi, aveva aiutato il mondo, aveva dato dei consigli, aveva dato dei buoni consigli, però alla fine si è reso conto. Ahimè, troppo tardi forse, no? Anche se per Dio non è mai troppo tardi. Però troppo tardi poi per riscattarsi, no? Perché poi noi abbiamo bisogno di questo. Però guarda, io ho fatto tanto male. Mi sono fatto tanto male. Adesso sto guardando bene. Non è tanto male. Devo essere quella luce. Da una parte abbiamo questa affermazione, io ho sprecato la mia vita, non ho dato le giuste priorità, non ho messo Dio al primo posto, non ho messo il donatore al primo posto. E dall'altra parte invece abbiamo Gesù, che vive una vita dipendente da suo Padre, che vive una vita in cui assolutamente non so dove ci possiamo collocare noi, in quale di queste due affermazioni possiamo collocarci. Sicuramente se siamo cristiani, se abbiamo accettato Gesù nella nostra vita, non dovremmo fare fatica a identificarci con la seconda affermazione, a stare in quello in cui Gesù ha detto. No? Certo, non è facile, ma Dio ci vuole incoraggiare. Perché ci vuole ricordare quest'oggi, questa mattina, che proprio in noi, proprio in noi, lo Spirito Santo in noi è più forte di tutto quello che c'è. Beh, è più forte. E Isaia 41:10. Questo è un messaggio che ho ricevuto stamattina da un fratello. Dice, non temere, perché io sono con te, non smarrire, perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico e anche ti aiuto.
Grazie.
Questo ci ammaggiorisce, non è il segno di capello, perché
donna, stavo diventando una casa molto conosciuta. Mi conosco molto il gruppo, ragazzi. Perché la prima e l'ultima cosa che faccio è parlare della casa di Roberto. Perché mi vorrei fare, perché mi vorrei fare, però questa è la nostra responsabilità. Perché bisogna prendere fiducia. È come se ti avessi dato 6. La prima vale per 1, la seconda vale per 2, la terza vale per 4, 5, 6. Come lei, io rispondo sempre alle prime. Lui sei un genio. Lui con un caffè si è letto un libro. Allora io ti porto il carrello di libri, tu te li leggi e poi me li racconti, visto che ho una marea da leggere. Vogliamo concludere questa giornata dando gloria al Signore anche con la nostra voce. Abbiamo un canto per celebrare. Che colui che è in noi, che colui che è per noi, che colui che è sempre il suo sguardo su di noi è più grande, è più grande, è più grande di tutto quello che c'è fuori intorno a noi e non viene da Dio. Facciamo il primo.